ragazzi, Overboard della Master, un interessantissimo Overboard, oramai ci siamo arrivati a dei prezzi veramente concorrenziali. Questi prodotti sono veramente una figata, perché se usati con intelligenza, in tutta sicurezza e non a sostituire le belle camminate che bisogna fare, possono essere veramente comodi, utili e divertentissimi. Questo dal rapporto qualità-prezzo lo seguo da un po' di tempo, una catena nota anche di anche supermercati che ha anche un reparto tecnologia e vende anche online tecnologia, lo promuoveva a prezzi sui 150-170 euro. Quindi sia l'online sia questa catena avevano nell'occhio questo Overboard della Master, nell'occhio del ciclone, come rapporto qualità-prezzo, perché è completissimo di dotazione, ruote da 6,5, batteria integrata molto performante, 15-20 km, 12, 15 km orari, ma ovviamente la taratura come quasi tutti a 12 per la sicurezza, e altoparlante, speaker Bluetooth integrato, quindi possiamo ascoltare anche la musica, ad esempio con il nostro Apple Watch che è già collegato, adesso sentiremo anche come si sente l'audio, resiste anche all'acqua, non è immergibile ovviamente agli spruzzi, alla pioggia, insomma ha un minimo di impermeabilità come tutti quanti, bello esteticamente, c'è bianco, c'è nero, c'è rosso, poi dipende dalla disponibilità. Addirittura era in offerta, pensate, a 90-99 euro online in questa catena, è andato a ruba, in un giorno ne hanno finiti tutti, si trova ancora qualche pezzo nei negozi fisici, così mi è stato detto, di questa marca a 95-99 euro, una cosa pazzesca, pensate, sotto i 100 euro vi prendete un Overboard con questa dotazione completa, veramente veramente imperdibile, anche come regalo per voi stessi o per il Natale. Faccio questo video in movimento per farvi vedere meglio il prodotto, perché è posizionato sul pavimento, pavimenti lisci, lo proveremo su un pavimento ristretto come il mio studio, perché vi voglio far vedere in strada, è troppo facile, quanto è manovrabile anche in spazi ristretti in pochi metri questa tipologia di prodotti. In pochi metri si può andare veramente bene, girarsi, manovrare, se si impara bene a starci su, perché è veramente complicato, cioè non è semplice utilizzare gli Overboard, bisogna imparare, bisogna veramente fare pratica, e soprattutto quando ho letto il libretto di istruzioni mi sembrava veramente di spaventarmi, sono solamente normative sulla sicurezza, 4 pagine di attento qua, attento là, velocità controllata, non andare in strada, metti prima questo piede, poi metti l'altro piede, impara bene, leggevi le istruzioni prima di usarlo, veramente ti mette quasi ansia, quasi paura il libretto di istruzioni, poi usandolo ho capito perché il prodotto va usato con intelligenza, si può cadere, si può scivolare, bisogna sempre scendere quando è fermo mettendo il piede all'indietro ma il piede in avanti, bisogna avere l'equilibrio giusto per partire con la sicurezza, una volta presa la mano e capito con sicurezza come governarlo, allora diventa veramente bello usarlo, ma è complicato. Infatti ragazzi, fino ai 13 anni è sconsigliato, sopra i 13 anni, fino ai 18, insomma sotto un consenso di un adulto, però io penso che un ragazzo dai 12-13 anni su, se impara ad usarlo, non ha problemi assolutamente, li ho visti anche ad andare, però più piccoli sinceramente meglio di no. Ci sono anche degli Overboard poi per ragazzi, diciamo per bambini, che possono essere appositi, diciamo, per i ragazzi. Qua posto sotto c'è, come potete vedere, l'entrata dell'accensione, qua accensione e spegnimento, e qua il caricabatterie, un caricabatterie con 4 pin, dopo vi faccio vedere con trasformatore, per una batteria molto performante, quasi 20 km di autonomia, LED di accensione verde, dopo 10-15 minuti di inattività si spegne per risparmiare la batteria, quindi se voi non mettete più il piede qua sopra, lui in automatico va in risparmio energetico e si spegne. Qua esce un LED, dopo lo vedrete quando vado, a verde per la stabilità, quando è completamente fermo siete stabili sulla pedana e potete guidare l'Overboard, se no lampeggia rosso, scorretta funzionalità, lampeggia al verde, non siete ben posizionati, quindi ci aiuta anche in questo, vedete non succede niente se lo muoviamo acceso, finché non mettiamo un piede su lui non andrà mai da solo, riconosce solo il peso della persona sul bilanciere. Da questa parte troviamo, vabbè, a parte la scritta Master, 2 LED, ci sono 2 luci LED per ben 8 LED di qua e 8 LED di là di colore blu, che vanno solo però quando è in funzione, quindi quando è acceso. Adesso farvelo vedere senza andarci su è impossibile, ma c'è comunque il doppio LED blu, bellissimo anche al buio l'effetto che fa di luce. Ovviamente non si può andare in strada con questi prodotti, nel senso si può andare anche per strada, ma solamente in aree consentite, parcheggi, portici, piazze, diciamo dove ci sono aree chiuse, dove non passano poche macchine, o traffico limitato, non ai bordi di strada, perché si prendono multe, sono state già prese multe anche salate, tante persone magari si accingono ad andare su
l'inizio di qualche provinciale, così con l'over fare il pezzettino, è assolutamente vietato, nonché pericoloso, anche perché dice i LED, vabbè, possono vedere, ma non si capisce bene su cosa siete, perché sì, siete su un monopattino a due ruote, ma tante persone magari non riescono a identificarvi. Quindi anche di giorno usatelo sempre in aree sicure, ce n'è tantissimo di spazio per andare, anche in casa vostra l'uso qua nel mio studio per spostarmi, così non faccio non perdo troppe camminate, perché a me piace camminare, non appunto andare sull'oro, però facendo pezzi brevi non perdo neanche tanti metri di camminata ed è comodo per spostarmi e divertirmi. Poi quando vado fuori me lo posso utilizzare in tutta sicurezza. Ci sono anche molte borse per poterli portare, acquistarli anche online sui 15-20 euro con la borsa in spalla, che reggono tranquillamente il peso del prodotto che è portabile, perché pesa veramente tanto. Io penso una decina di chili abbondanti, quindi ha un peso, perché dentro c'è un motore, c'è il sensore comunque di movimento per riconoscere appunto il peso della persona, quindi ha un peso specifico. Tutti i pezzi di ricambio si trovano sul sito della Master, ruote, parafanghi, insomma di tutto di più, poi potete acquistarli direttamente dal produttore senza nessun problemi anche online. Volevo farvi sentire, poi farvi vedere dove è posizionata la cassa, perché la cassa è qua sotto, adesso lo speaker ve lo faccio vedere, perché è posto da questa parte qua, in questa, scusate se sono andato sul ponte, in questa posizione, adesso è molto scuro, non riuscite a vederlo, ma io cercherò poi di mettervi in posizione in modo che voi possiate vedere. Vedete, è difficile che lo riusciate a vedere perché è veramente tutto nero, però qua sotto, cerco di girare il prodotto, vedete, ci sono tre buchi dove viene fuori l'audio, questo punto qua, vedete, questi tre fori, praticamente qua c'è la cassa Bluetooth da dove viene poi riconosciuto il collegamento Bluetooth con qualsiasi dispositivo, può essere un smartphone, un Apple Watch come in questo caso, e vi esce praticamente l'audio da questa cassa qua. Non so se riescono a vedere i tre buchi col riflesso nel nero, però è qua sotto. Adesso lo rimettiamo dritto perché non gli piace stare sicuramente di traverso. Vi faccio sentire giusto per curiosità l'audio, come funziona. Collego il mio Apple Watch un attimo alla musica, così sentite anche con piacere magari un attimino una canzone riprodotta. Eccoci ragazzi, ho collegato il mio Apple Watch per provare l'audio, lo proviamo subito. Aspetta che faccio partire subito un bel pezzo dance di quelli che piacciono a me, niente male direi. Sentite, vedete, collegato tramite il Bluetooth, quindi mentre andate potete gustarvi le vostre canzoni preferite. Ma sentite che bella qualità, pensate che non è neanche al massimo la cassa, al 70% del volume, suona veramente bene. Fermo un attimo l'audio, quindi quello speaker integrato Bluetooth ci permette di gustarci in tutto divertimento. Io parlo di Apple Watch in questo caso perché con l'Apple Watch è molto più pratico, no? Ce l'ho al polso mentre vado, bello svagato, mi sento anche la musica tramite il mio wearable, che è molto più pratico magari che dello smartphone, che comunque se mi porto dietro anche lo smartphone nel marsupio nella tasca mi posso collegare lo smartphone, il tablet, quello che voglio. Il wearable è più pratico, ce l'ho al polso e via con la tua bella playlist, e ti puoi sentire tutta la musica mentre pure vai, e ti fai anche con l'autonomia di questa batteria quasi 20 km per andare e tornare in una locazione. Pensate che potete spostare di 7 km andare e 7 tornare da un posto con l'altro, insomma veramente fate tanta strada con questo prodotto, che è interessante, che adesso andiamo a provare, così vi faccio vedere come manovra in spazi stretti su questo pavimento. Allora ragazzi, vedete lo stabilizzatore verde sul verde, io sono tranquillamente in piedi, riesco anche un po' a manovrare la telecamera al meglio che posso, vedete come funziona al meglio l'accelerometro, cioè andiamo in avanti col peso in avanti del corpo e possiamo tranquillamente girarci. Se prendiamo la dimestichezza possiamo fare veramente tante cose, tipo girarci su noi stessi così a 360 gradi, andare indietro, anche in spazi così ristretti come vicino qua al mio studio, riesco tranquillamente a fare manovre, curvare, col telefono in mano. Chiaro che devo anche guardare dove vado perché sennò è difficile. Arrivati a questo punto si può tranquillamente girarsi ancora, vedete, faccio sempre la stessa strada, qua riparto dritto. Velocità anche in spazi ristretti, quindi si può girare tranquillamente anche per casa, fare manovre anche su noi stessi, veramente con una semplicità incredibile. Una volta presa dimestichezza, adesso vado così perché vi posso garantire che ci ho messo un po' di ore, anche mezza giornata, a prendere veramente una buona dimestichezza così nel fare, soprattutto in spazi così stretti. Dovete allenarvi in spazi stretti così, 5-10 metri, in casa, pavimenti lisci dove le ruote girano bene,
consigliati asfalti lisci, così non troppo lisci con cera perché si scivola, non diciamo neanche troppo ruvidi, cioè l'asfalto stradale liscio di un parcheggio va bene se non ha sassolini, buche, ecco un asfalto liscio di una strada, se no pavimentazioni tipo questa, non pavimentazioni ruvide, assolutamente non terra o buche, perché almeno che non si acquistino quei modelli che hanno ruote che possono anche funzionare, vedete, poi lo gestite veramente, qua aumentiamo di velocità anche in spazio stretto, giriamo, non perdiamo mai l'equilibrio, non dovete avere paura all'inizio, vi sembra di cadere, vi sembra di cadere giù con un piede, ecco, la frenata è automatica, voi vi fermate, lui si ferma, dovete scendere sempre col piede sinistro, mai in avanti, se no suona e lo mettete in difficoltà, vedete? Quindi sempre salire prima con un piede, se tenta di spostarsi, voi vedete, così tenterà di spostarvi, vi rischia di far cadere, quindi siate decisi, non andate con un piede o con l'altro piede in maniera che l'overboard abbia una disconnessione come in quel caso, vedete, dovete governarlo, se non salite subito, girate, invece se andate convinti e non gli date la possibilità appunto di avere questo tipo di problema, lui non assolutamente, addirittura un sassolino sulla pedana, è un prodotto un po' che si sporca, ci sta, se voi andate decisi e salite per governarlo come va governato, come in questo caso qua, voi riuscite senza problemi ad andare avanti. Chiaramente dovete salire decisi, governarlo, magari aiutatevi anche toccando magari qualche oggetto in giro, tipo appoggiarvi magari per partire al muro, ma una volta che avete la dimestichezza ci salite senza problemi, vi portate in giro, guardate la velocità, può arrivare fino a 12 km/h, stop, indietro, però guardate anche dove andate, perché se conoscete la strada va bene, se non conoscete la strada, insomma, state attenti, guardate sempre, avanti, indietro, riconosce sempre il movimento del vostro corpo, non c'è nessun problema, sempre equilibrio, sempre velocità. Indietro è più difficile, veramente rischiate poi di stabilità del vostro corpo, dice tutto, poi freno, scendo sempre col sinistro e lo fermo. Cosa dire? Ottimo prodotto, prezzo veramente molto interessante, ma soprattutto il discorso della sicurezza, lo dico perché comunque tanti prendono il caschetto, le ginocchiere, poi quelli che vogliono fare velocità, gareggiare, insomma, io lo uso tranquillamente per andarmene in giro e non ho nessun tipo di problema, però una sicurezza anche di quel tipo lì, tipo caschettino, ginocchiere, se volete farvi dei giri, andare oltre 10 km/h, secondo me magari è meglio metterlo, cioè lui arriva a 15 all'ora, ma a 12 all'ora entra un blocco dopo un minuto che andate oltre 12 km/h, che fino a 12 vi tollera, tipo sui 15, che è la velocità massima, si spegne, prendete, vi frena, quindi rischiate anche di cadere, c'è un freno improvviso, perché la taratura è a 12 km/h massimo, che secondo me per un prodotto così va benissimo, perché è un prodotto di spostamento, no? Anche di spostamenti brevi o di qualche centinaia di metro avanti e indietro, ma anche di qualche chilometro, ma quando arrivate quasi a 12 km/h avete voglia. Comunque i 15 all'ora sono raggiungibili, ma poi vengono bloccati nel giro di un minuto, quindi se acquistate il prodotto e trovate uno stop improvviso, è normale, c'è scritto anche sull'istruzione, superato di 2 all'ora la velocità massima, dai 12, scusate, di 3 all'ora, dai 12, arrivati ai 15 massimo, dopo un po' lui per sicurezza vi blocca, non so se c'è un modo per sbloccare la velocità, ho visto in internet che qualcuno riesce ad andare poi ai 15 all'ora, ci sono poi i gasati che vogliono per forza arrivare ai 3 all'ora in più, secondo me, in casa assolutamente, se mi volete divertire come a spostarvi in spazi brevi così, non c'è problema, non arriverete più di 7-8 km/h, 6. Fuori i 10-12 km/h secondo me sono sufficienti per quello che poi andrete a fare. Carica batteria, ve lo faccio vedere perché ce l'ho qua, non che sia poi un elemento così importante, però è il classico carica batteria con trasformatore, è un carica batteria della Ross. Comprate sempre carica batterie originale, si trova facilmente, però ci sono anche carica batterie compatibili universali che hanno questo amperaggio e possono andare bene con 3 pin per lui, sempre meglio avere cose originali. Per quanto riguarda il caricabatterie, è un 2A da 42 volt, quindi poi insomma basta avere un output DC di 42 a 2A e potete trovare poi il caricabatterie che può andare bene. Trasformatore, carica della batteria circa 2 ore, scusate il dito sulla telecamera, quindi 2 ore circa per una ricarica completa del dispositivo, che a mio modo è veramente al prezzo che viene proposto adesso sotto i 100 euro, pensate, in questa catena. Se volete poi mi mandate un messaggio, vi dico la catena, lo metterò poi nel note e nella descrizione del video, è veramente un affare imperdibile, promosso sotto tutti i punti di vista, costruzione impeccabile, ottima, di ottima fattura, cassa Bluetooth integrata, batteria performante, insomma bella estetica, funziona bene, tutti gli overboard però credetemi
tutti gli overboard che ho potuto provare sono veramente costruiti con sicurezza, perché sono prodotti che vi portano in giro, quindi devono essere sicuri e costruiti bene. Nonostante anche prezzi più bassi, la costruzione base della sicurezza e della qualità ce l'hanno veramente tutti. Per 4 Capitec era Paolo Guala, ciao Overboard, e devo dire che sono veramente divertenti. Ciao, grazie come sempre.